with somebody. Eccoci con quelli che ho definito, e direi in maniera compiuta, i cavalieri che fecero l'impresa: Fausto Vignola, Maurizio Gerini e il loro retrostampa Franco Iannoni, che hanno portato a termine con grandi risultati anche la corsa massacrante, micidiale, mortifera che è la Dakar. Oltre 500 concorrenti, oltre 150 moto. Primo nella sua classe il nostro Maurizio Gerini, 22esimo. No, ottavo nella sua classe. Ottavo nella sua classe. E 52esimo assoluto Fausto Vignola, un grande successo, Franco, un successo mediatico a livello globale, perché siete stati seguiti un poco dovunque. Sì, erano 167 le emittenti accreditate, con più di 300 giornalisti accreditati da tutto il mondo, con fotografi e quant'altro, e un battage mediatico che dura anche dopo, cioè prima, durante e dopo l'evento. E in ogni caso, forse in Italia siamo quelli di cui seguiti di meno, dai. un po' meno, sì. Probabilmente se ci fossero piloti del calibro di Valentino Rossi magari avrebbe un risultato decisamente diverso, però diciamo che non ci lamentiamo, perché in ogni caso anche solamente il fatto che se ne parli in Liguria, la nostra amata Liguria, a noi fa molto piacere, siamo molto orgogliosi di questo, anzi ringraziamo tutti voi di Liguria Web TV che ci avete dato questa opportunità per poter parlare di questo sport che, non a ragion veduta, spesso è considerato come uno sport minore, però in realtà... Assolutamente, mamma mia, con le difficoltà che vi si presenta, altro che sport minore, ma direi addirittura uno dei più belli, dei più incredibili. Assolutamente. Incredibili, sì. Team Solaris, quello cui fanno parte Franco Iannone, Maurizio Gerini e Fausto Vignola. Le difficoltà più grosse che avete trovato, il momento più critico che hai vissuto, Fausto? Ma sicuramente, allora, intanto quest'anno è il 40esimo anno di questa gara, pertanto gli organizzatori hanno deciso di fare proprio una gara molto dura già dai primi giorni. Quindi abbiamo attraversato tutte diciamo le prime 6 o 7 tappe, tutto sul deserto dell'Atacama in Perù, dove c'erano veramente dune veramente alte che io e Maurizio, quando eravamo andati giù a correre in Marocco altre 2 o 3 volte, non abbiamo mai trovate dune così alte, pertanto erano anche proprio fatte in modo diverso e proprio c'erano degli incavi, questi crateri, ecco, trappole, dove... poi anche male trappole, esatto. Perché erano delle vere trappole, difficoltà tenere dritta la mano, no, perché entravi dentro e non riuscivi più a uscirne, e poi col caldo e tutto, se si pensa a quelle moto lì comunque sono sui 180 kg e se riesci già a tirarle su 2 o 3 volte al giorno col caldo e tutto ti stremi, quindi era importante veramente riuscire a navigare bene, cercare di stare più dritti sulla moto possibile senza cercare di cadere, quello è stato probabilmente importante. Una tappa delle più dure, io dopo forse la tappa di La Paz, esatto, quali forse è stata la tappa più dura per me, perché avevo ancora da fare circa 170 km di deserto e ho avuto dei problemi della frizione e pertanto la moto non riuscivo tanto a guidarla come si deve, perché la frizione non staccava più e poi mi ha dato un po' in ebollizione, perché comunque si è surriscaldata tantissimo. Sono riuscito comunque a mediare la cosa continuando a mettere acqua e alla fine sono riuscito a uscirne indenne. Ho perso un po' di tempo, però dai, tutto sommato l'importante è arrivare ogni giornata e portarla al fondo, è già una bella cosa. Un'impresa anche questa. Maurizio, tu la difficoltà più grossa che hai incontrato qual è stata? Considerando poi che i chilometri da percorrere vanno percorsi a velocità elevate, considerando anche la territorialità e le difficoltà. Sì, assolutamente. Forse però devo dire, inaspettatamente, a quanto tu dici, la mia più grossa problema è stato il sonno, forse, perché alcune notti veramente abbiamo dormito pochissimo, la più terribile, la ricordo così, 2 ore e mezza, perché siamo arrivati tardi, comunque a volte anche per l'assistenza raggiungerci da bivacco in bivacco, basti pensare che partendo da qui e la tappa è come se alla sera ci dovessimo trovare tutti a Roma facendo itinerari differenti, e l'assistenza è arrivata in ritardo e noi comunque dovevamo fare le operazioni di dogana perché si doveva poi l'indomani arrivare in Bolivia, in più avevamo un'ora di sonno in meno perché attraversavamo un fuso orario. Abbiamo dormito veramente 2 ore e mezza e ci hanno svegliati, cioè, c'è un dato significativo.
significativo, Maurizio Schiller. 16 ore in 14 giorni, questo è quello che ho calcolato. Di sonno? Io non ho fatto il conto, non ho avuto il tempo di fare il calcolo, però veramente mi è capitato due volte durante la gara, e uno è stato proprio quel giorno lì, durante, per fortuna, il trasferimento, perché la concentrazione è molto più bassa rispetto alla prova cronometrata, quindi per raggiungere la prova cronometrata si facevano circa 300 km di trasferimento, nel quale la tensione non è così alta, e mi veniva sonno, finita la gara, tornata a casa, avevo vergogna di dirlo, ma mi veniva sonno, mi sono dovuto fermare perché mi addormentavo sulla moto. Ho fatto 15 minuti con la sveglia sul telefono, per fortuna che avevo con me, di pisolino, sono ripartito leggermente ricaricato, sono riuscito ad arrivare poi alla prova speciale, riprendermi un po', poi naturalmente durante la prova cronometrata sei talmente in tensione che non c'è tempo per addormentarsi, o calare la tensione, non ci sono spazi, però, ma solo, anche perché poi anche le quote, le altitudini, considerate che al Paz siamo intorno ai 4.000 metri, dormire in quelle condizioni, a quelle altitudini, è praticamente impossibile per gente abituata come noi a vivere normalmente a livello del mare, perché ci sono queste apnee notturne dovute appunto alla mancanza di ossigeno che ti svegliano ogni 3 minuti, quindi mamma mia, è impossibile. Ecco. Allora, domanda, rispondetemi brevissimamente, lo rifarete? Ci riproverete? O dopo l'esperienza basta, non è più caro? Ma io penso che comunque sia... le carte in regola ci sono tutte per riprovarci, va, adesso un po' di esperienza ce la siamo fatta, speriamo che comunque chi ci ha sempre aiutato fino adesso continui a farlo, la gente è contenta, io penso che potremmo riprovarci, non so tu Mauri, ma... Io l'ho maledetta nel terminare la gara, perché veramente sono venuto fuori stremato. No, però adesso sinceramente la voglia di rituffarmi in questa avventura sta crescendo giorno per giorno. Anche perché poi lì è veramente una malattia. Una volta che ti prende, quando sei là dici non vedo l'ora di andare a casa. Appena ritorni a casa dici non vedo l'ora che sia l'anno prossimo. Guarda, vi aspetto qua. Ah, pensavo volesse venire con noi. Anche perché porta bene, abbiamo scoperto. Sì. C'è questa vecchia leggenda che porta bene il personale delle nostre trasmissioni. Va bene, Fausto Vignola, Maurizio Gerini, Franco Iannone, detta stampa del team Solars, i cavalieri che fecero l'impresa, che coronarono una grandissima Dakar con dei risultati strepitosi, portando la Liguria e soprattutto le nostre zone in giro per il mondo. A presto ragazzi, grazie ciao, anche al nostro Dario Lavone, che è sempre qua a corredarci con le sue magnifiche.